Ciao, questo sono io, cioè questo sono io. Questo è mio papà e oggi vi parlo di lui perché in fondo pensavo che noi papà siamo i papà che siamo anche un po' in base ai papà che abbiamo avuto. Mio papà oggi è in pensione, ma per 40 anni ha lavorato in un'importante istituzione pubblica. Da piccolo non capivo bene che lavoro facesse, aveva a che fare con i numeri e altre cose complicate. Quello che però mi è stato chiaro da sempre è che in qualche modo il suo lavoro era importante. Che se lui lavorava bene, con onestà, con competenza, senza tirarsi indietro davanti alla possibilità di fare di più e meglio, in qualche modo il mondo diventava migliore e le persone erano un pochino più felici. Questo un po' lo intuivo dai suoi racconti, ma lo capivo soprattutto quando faceva la cosa che forse più di ogni altra ha caratterizzato il suo essere papà, portarci a passeggio. Quasi ogni sera, quando rientrava dall'ufficio, per quanto stanco fosse, senza nemmeno togliersi la cravatta, prendeva me e mia sorella e tornava in centro, stavolta insieme a noi, per passeggiare, chiacchierare e portarci a prendere un gelato. La cosa che non potrò mai dimenticare è che noi riuscivamo a fare 30 metri sul corso senza che qualcuno lo salutasse o lo fermasse per scambiare due parole. A noi piccoli questa cosa dava un fastidio enorme, sia perché comportava quasi sempre pizzicotti sulle guance o domande imbarazzanti, sia però perché allungava il tempo che ci separava dalla gelateria. Eppure, ripensandoci adesso, mi rendo conto che proprio da quelle conversazioni alle quali distrattamente assistevamo, emergevano ai nostri occhi la sua dedizione, la sua onestà, il suo senso delle istituzioni, il suo impegno per il bene comune. A dicembre 2020, nella lettera apostolica Patris Corde, Papa Francesco ha scritto: "Il lavoro diventa partecipazione all'opera stessa della salvezza, occasione per affrettare l'avvento del regno, sviluppare le proprie potenzialità e qualità, mettendole al servizio della società e della comunione." Ecco, mia sorella e io queste cose le avevamo già capite una trentina d'anni fa sul corso di Reggio Calabria. Ma ora la domanda è: riusciremo a trasmetterle ai nostri di figli? Ho provato a chiederle ai miei e mi hanno risposto così. Chiaro, no? San Giuseppe lavoratore. Ogni tormento.